Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi è probabilmente una puntata no play perché è iniziato il torneo due giorni e ovviamente con l'evento che scade tra 8 ore e 40 è inutile andarlo a giocare. Quindi probabilmente faremo un riepilogo di tutte le cose che ci stanno, vedremo le carte regalate, faremo il giro del tabellone per ovviamente prendere tutti i bonus che ci stanno, quelli a per uno per appunto la giornaliera, andremo a vedere a chi regalare le carte. Questa è la situazione di oggi, andiamo a vedere tutte le cose interessanti. Ricordiamoci che nell'evento collaborativo Rocket abbiamo la situazione che i 10 minuti di per 1000, 10 minuti di lucky chance, quindi di possibilità fortunata, di roll and match, che è quello lì dei dadi che vi dice fai un 3 e un 2 e vi diamo 300 dadi, esempio, sono invertiti. Quindi vuol dire che vengono casuali, cioè a chi ce l'ha per prima, a chi ce l'ha per ultimo, nei premi, ok? Poi alcune persone sappiamo che non hanno preso Rocket Partner, quindi non hanno l'evento collaborativo perché stanno nella forma dell'account di quelli che hanno la possibilità probabilmente tra qualche giorno di provare il nuovo Mega Spin, che è un nuovo evento che ancora non si sa bene com'è la forma, ma comunque esisterà. Allora andiamo avanti, lista dell'evento Rocket, come vi dicevo, dalla 21.000 punti, 48.000 e 80.000, i Lucky Chance, il Roll and Match e ovviamente il per 1000 sono a casaccio, potrebbero stare uno al posto dell'altro, quindi potreste non trovarla alla prima e lo trovate all'ultima, che non vi serve magari a niente. Andiamo avanti. Questo è ancora il torneo che dura per oggi, 8 ore e 39 per me, per voi probabilmente un pochino meno, magari un paio d'ore di meno. Sono 50 step, ovviamente ci sono 2 per 1000 come al solito, uno alla 14 o alla 15 e uno alla 48, ok? Da 10 minuti. Ovviamente ci sono diversi dadi, ce ne sono di meno perché ci sono parecchi rocket per l'evento. Andiamo avanti, proseguiamo. Lista del torneo di oggi e domani, perché è un torneo due giorni, è un torneo con appunto, abbiamo detto, 35 soglie, tantissimi missili, nessun per 1000 perché è un torneo due giorni riempito di rocket, non ci sono per 1000 nei eventi giornalieri, bisogna sperare nel per 1000 dell'evento nuovo che apparirà stasera. Ecco perché vi dico, iniziarla adesso è sprecato, perché se ci appare un per 1000 dopo e adesso andiamo a passare sopra le zone di rocket, sprechiamo un sacco di dadi in più. Ecco perché vi dico, oggi probabilmente no play. Ok, proseguiamo. Congratulazioni, ringraziamo Marco84 per la carta scambiata ieri sera e ovviamente anche Erika per la carta che mi ha scambiato. Vi ringrazio tantissimo ragazzi, perché mi date una grande mano a finire prima l'album per la seconda volta, che già tanto questa volta, e l'altra volta abbiamo fatto 3, adesso facciamo 2 questo mese sicuramente. Allora andiamo in gioco, vedo già che qualcuno mi ha regalato qualcosa, vediamo un po' che mi avete mandato. Ok, tante belle carte da Nico37, intanto salutiamo Nico37 che mi ha dato una grande zampina con un bel po' di doppioni. Giorno 1 perché riparte la settimana, cioè riparte la settimana per loro, nel gioco intendono, ok? Poi, vediamo un po', tante belle offerte che nessuno è gratuito, il torneo vecchio è terminato, ovviamente non sarò mai tra i primi nel vecchio torneo, assolutamente 12esimo, 50 dadi per la giusta tristezza. Ricordiamo che abbiamo fatto un bel drop l'altro giorno, siamo a 204.000, si sente, vediamo un po' nella cronologia se c'è qualcos'altro di nuovo, intanto Monopolite che mi sta dando un sacco di punticini perché sta giocando a bestia. Ok, vediamo un po' se qualcuno mi ha proposto qualche scambio, sembra di no. Dopo vado a vedere pure i ragazzi che hanno scritto nei commenti. Allora, andiamoci ad aprire subito cassa community, quindi tutte le cose di routine ce le facciamo. Voilà, cassa community per noi. Ci piace, che poi dovremmo avere pure dei gira la ruota. Ciao. Perché qualche punto mi sa che comunque ieri l'abbiamo creato, mi ricordo qualcosa del genere, costruzione fatta. Mi sembra. Vediamo un po' se questa cassa community bella viola ci capita oggi. Cioè credo relativamente poco, però le magie ogni tanto capitano. Magari col fatto che non mi sta dal bonus amico decide lui dove andare, ecco. Ha deciso lui dove andare, nel nulla cosmico. E niente, si prosegue. Un po' di tristezza. Voilà. Andiamoci a prendere la roba giornaliera. Negozio. Vai così. Cerchietto posto. Gratuito.
piace. 20 dadini, 35 cosini e una bustinina. Vediamo un po' se la bustinina dice bene. Beh, una 4 stelle da una bustina piccola è tanta tanta roba. Allora, mancano 3 giorni e 13 ore. Ovviamente io questi missili li potrei anche sfruttare tutti per gli ultimi giorni con la lucky chance raddoppiata, quindi 10 e 20 minuti e sbam. Quindi penso che, ragazzi, non vi preoccupate, vi push uguale alla fine, vi tiro su se avete fatto la vostra metà, tranquilli, non vi ho persi di vista. Comunque queste sono le promozioni gratuite, me le ero perse per strada. Me le ero perse per strada. Se non le guardavo oggi c'era sicuramente qualcuno che mi faceva: "Mordu, che ti sei scordato le offerte a sinistra". Perché tanto me ne scordo perché sono pirla. E non lo sai, ormai tutti quelli che mi seguono lo sanno. Comunque, ripeto, è uscito un gioco interessante per smartphone che non era ancora uscito. Ufficiale anche per Android. E da ieri potete giocarci. È un gioco che è uscito parecchio tempo fa per PC. E adesso tocca anche al cellulare. Allora, qui c'è un giro alla ruota, però io non so se c'è un giro alla ruota. T1, 2, 3, 4, sì, a voi, a te. Quindi facciamoci intanto i nostri per uno, anche se parte il torneo 2 giorni non mi interessa tanto, perché non ci arriverò mai tra i primi, come al solito. Però almeno ci andiamo a prendere, se ce la facciamo a passarci sopra, le casette con il giro alla ruota aumentato. Eccole. Quindi vuol dire che adesso ci facciamo un bel per due di ruota colorata. E anche da qua possiamo trovare, a parte dadi, che non è che ci dispiacciono 30-50 dadi a botta in più, ma le bustine. Le bustine sono doppioni e ovviamente anche tante belle carte che possono uscire buone. Ok. Proseguiamo. Olè. Così intanto facciamo pure il passa dal go con l'evento giornaliero e saliamo anche di qualche altro livelluccio. Vai, gira la ruota dorata. Ecco, i dollari magari no, perché ce ne abbiamo veramente pochi e non potendo giocare. Oggi sono un po' tristi le bustine, già di qualsiasi tipologia siamo contenti. Anche perché ricordate che come tutti i giochi con le bustine e con le carte, hanno una caratteristica importante che più andate ad aprire le bustine e più la chance di trovare roba nuova aumenta. Di poco, di una percentuale minima, però aumenta. Quindi tanto vale prendere più bustine possibili di quella tipologia così da aumentare la chance randomica di quelle più rare. Ok, vediamo un po'. Una stella, una stella. Va bene. Ok. E da qua, vabbè, c'è il vuoto. A parte che sto andando tutta per uno. Quindi, che cosa sto. Stavo per cominciare a contare come se stassi giocando in maniera normale, ragazzi. Sto un attimo rincoglionito. Vabbè, una station la prendiamo? Non ancora. E io che c'avevo paura, eccola, è arrivata. L'ho chiamata, mannaggia. Vabbè, ripeto, non è un problema perché non è il nostro interesse arrivare tra i primi del torneo, anche perché non ci arriviamo. Perché quando è un torneo 2 giorni i fuffaroli navigano nell'oro. Quindi non si può assolutamente competere. A me mi interessano solo i premi, quindi pure se si attiva i grandi cavoli, veramente. Anche perché devo fare una distruzione per le vincite giornaliere e le devo fare entro 6 ore e 33, visto che il nuovo evento sopra inizia tra qualche ora, non mi sembra a caso. Che poi mi sa che io non ce la faccio arrivare alla viola, perché mi sa che ho saltato un giorno. No, 5 giorni, 5 su 7. Allora ce la faccio. Allora ce la faccio tranquilla. Beh, oggi è sabato. Eh sì che ce la faccio tranquillo. Ah sì, dobbiamo solo fare una distruzione. Ok, doppio giro, ovviamente dollarini tristi. Ah, di nuovo sempre quella bustina comunque, eh. Si sono proprio messi di punta di girare la ruota. Vabbè. Vabbè. Allora facciamo il giro. Ecco, altra casetta. Abbiamo finito le casette. Manca solo qua in basso a sinistra. In basso a destra, in realtà, sarebbe quello. Ok, un'altra ruota dollari. Guarda, se mi danno un'altra volta la stessa bustina, gli è meno oggi. Ok, niente. Sarebbe stato carino quello, eh. Cassafortina. Oh, ecco qua. Ho levato pure le ultime casette. Quindi abbiamo levato tutte le casette. Vai così. 30 dadi. Non ci dispiace. Ok. 10 millions me li sbatto sul naso. E adesso cerchiamo di passare su Station. Siamo ritornati a 205.000. Vabbè. Vabbè. Questi gi. Oh, qua ci sta ancora di girare la ruota, carini. Laggiù in fondo nascosti. Dobbiamo solo arrivare. Cercando di evitare. A parte, non li devo evitare. Ci devo passare su Stazione. C'ho la missione qua, c'ho la quest.
Guarda, dopo sicuramente io ci sbatto quello che volete e mi dà la per cattiveria la questa della costruzione. Quanto ci scommettete? 100-100. E quindi devo costruire, non c'ho abbastanza soldi. No, sì, abbastanza sì, perché è un trillion, c'ho. Di solito chiedono billion. Oh, riso e pollo, da quanto tempo? Riso e pollo che ogni volta che comunque l'attacco non ha gli armor. A prescindere se sta sano o no. Ecco, mo si attiva sicuramente il torneo 2 giorni. Sono quinto, non si sa per quale arcano motivo in un torneo 2 giorni impensabile. Infatti il primo già sta a 16.000. Questo l'ha fatto col per 1000, raga. 16.000 lo puoi fare solo se tiri un tiro perfetto, rapina a per 1000 massima. Pazzia. E 2005, 1000 cosini. Cioè la cosa buona sarebbero solo i cosini qua. Però il problema è che tanto noi ci riusciamo anche senza. Poi da ottavo te ne da 700 uguali, guardate. Da undicesimo, scusate. Però adesso andranno a palla e se daranno. Ah, ma ne devo fare due di distruzioni. No, vabbè, cattiveria così però. E dai. Ma che cattiverie sono? Ok. 6, 1, 7. Altro imprevisto. Dollari. 6, 7, 8. Liscio cosmico. Vabbè, tanto stiamo a tirare per uno. Mi sto pure a per qua. Allora, boost ruota colorata. Ultima ruota colorata di oggi. Dai, un minimo di giocata l'abbiamo fatta, eh. Anche se non è proprio la massima che piace a voi. Ma comunque ce l'abbiamo. Ok. Olè. Andiamoci a fare questo go. Mo domani sicuramente o stasera mi farò la mega giocata perché è domenica. Quindi probabilmente uno o due eventi saranno già quasi completati lunedì. Sicuro a palla. Perché se domani uso due di loro, due dei ragazzi con il bonus, sarebbe tanta roba. Tanta roba, 20 minuti di Lucky. Sarebbe per niente male. Almeno che non mi impazzisco, ma tanto io penso che voi domenica state tutti al mare. Quindi anche se facessi in video, non ci stareste. No, trova le carte. No, che cattiveria. Dai, e mo? Come faccio a fare quel coso lì? Che cavolo, ma che fregatura. Che fregatura enorme, raga. Devo aprire per forza bustine. Raccogli tre adesivi. E come li piglio tre adesivi, mo? Ma qua ci stanno cose con i tre adesivi? Ma che ci sta? Non siamo arrivati manco alla prima. Questo è un problema. Questo è un grande problema. Questa raccoglie tre adesivi è un enorme problema. Allora, non so se vale pure per quelle regalate. Se avete carte anche a una stella da buttare, mandate, eh. Mandate tre adesivi a sbuffo, così la completo uguale. Se no rimango incastrato, mannaggia la miseria. A saperlo non andavo a prendermi la roba del negozio. Ok, va bene, abbiamo capito. Allora, intanto andiamo a fare la solita. Album. Sto a 218 su 252 a 40 giorni di distanza. C'ho un mese e 10 giorni, anzi un mese, sì. Un mese e 10 giorni per completare. E stiamo a da Dio. Ok, andiamo a vedere intanto se c'ho qualcosa da regalare. E se mi avete chiesto qualcosa. Quindi, per avere carte regalo da me, dovete essere iscritti al canale. Lasciare un mi piace all'ultimo video. Ovviamente, se potete, condividete il video anche con altri amici che giocano a Monopoli. Perché dobbiamo far aumentare questa community. Perché siamo gli unici italiani che lo portano costantemente. Quindi, mi sembra anche il caso. Allora, andiamo avanti, a parte le ciance. Ovviamente, per avere le carte regalo da me, dovete fare un commento qua sotto al video. Con, ovviamente, la lista completa delle carte che vi servono, divisa per set. Quindi, set 1, carta tot, set 7, discopoli, set 10, sfavoriti, set 12, quello che ti pare, set 14, la vittoria netta dorata. Perché così, magari, se fosse magia d'oro, uno può anche fare lo scambio di magia d'oro. Intanto mi raccomando, nome in gioco e immagine profilo, perché se non so il nome in gioco, ovviamente non vi posso regalare la carta. Se avete un nome comune e non avete immagine profilo, non vi riesco a mandare la carta, perché se ci stanno sei Francesco e non so qual è l'immagine, è un problema. Allora, le carte mi sono rimaste, non sono tantissime, vediamo un po' se riesco a regalare qualcosa. Allora, una carta l'ho trovata da dare che Kami mi ha scritto sia nel commento, sia mi aveva richiesto lo scambio diretto. Quindi, Kami, ti ho visto immediatamente 2 volte, addirittura oggi. Quindi, vai, Kami Sabri, ti mando la carta che mi hai chiesto, una carta, una delle grosse. Invia, prenditi questa carta e ti abbiamo dato toccato.
Allora, la quarta carta che volevo mandarla a Ricky. Mi ha chiesto la carta disperso del 7-19. Adesso glielo scrivo anche nei commenti. Di togliermi, rimettermi dagli amici perché non lo vedo, ok? Quindi la quarta carta, se la fa in tempo, gliela riesco a dare. Ultima carta di oggi va a Daniela, che da parecchio che non mi chiedeva carte. E stavolta è lei, come ha detto, a chiedermi carte. E è una 4 stelle. Vai, Daniela, ti mando la carta che mi hai chiesto. Dovrebbe essere questa, gruppo di 5 persone. Yes. Ti mando immediatamente la carta che mi hai chiesto, che brividi di paura. E siamo arrivati alla fine di questo breve video. Ovviamente già mi state rapinando a bestia. Ripeto, non ho iniziato il torneo, non ho giocato perché sicuramente sarebbe stato drop. Ovviamente perché attivando un per mille, cercando di arrivare solo su stazione, tutte le parti vuote sarebbero vuote veramente. Invece se abbiamo evento sopra e sotto, anche se fosse stazione, avremmo la possibilità di fare qualche cosa. Ovviamente domani è domenica, quindi sarà una giocata off. Almeno che non riesco a fare qualcosa, a inventarmi qualcosa di domenica. Ora vediamo. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video, che sicuramente sarà una bella giocata.